soffro io e devi soffrire anche tu. Filippo Turetta, 22 anni, era ossessionato da questo pensiero mentre uccideva la sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, sua coetanea. Non voleva tornare con me, ha spiegato il ragazzo davanti ai giudici, una scelta che lui non era disposto ad accettare. Per questo motivo, l'11 novembre 2023, esattamente un anno fa, Turetta ha accoltellato a morte Giulia a Vigonovo, in provincia di Venezia. Poi ha nascosto il corpo in un dirupo in provincia di Pordenone e si è dato alla fuga oltre il confine, in macchina. La sua fuga si è interrotta una settimana dopo in Germania, dove è stato individuato e arrestato. Ora il 22enne è sotto processo, con l'accusa di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dal legame affettivo. Nell'udienza del 25 ottobre scorso, interrogato dal pubblico ministero, dagli avvocati delle parti civili e dal suo stesso legale, Turetta ha ammesso di aver ucciso Giulia e di aver premeditato il delitto. Su alcuni dettagli, però, è apparso incerto e poco chiaro, incertezze che non sono state risolte nemmeno dal memoriale di 80 pagine, in parte scritto a mano, che ha consegnato ai giudici prima dell'udienza. Quando l'avvocato della famiglia Cecchettin, Nicodemo Gentile, gli ha posto la domanda più semplice, ovvero «Perché hai ucciso Giulia?», in aula è calato il gelo. Il ragazzo è rimasto impietrito, balbettando. Tra mugugni e lacrime ha dato una risposta vaga. «Provavo risentimento, rabbia. Io soffrivo per questa cosa, volevo tornare insieme. Lei no». Nel suo memoriale ha scritto: «Non ho mai abbandonato l'idea che saremmo tornati insieme. Per me si trattava solo di aspettare. Ci sarebbe voluto tempo, mesi, anni, ma prima o poi saremmo sicuramente tornati insieme». Nel momento in cui ha capito che questo non sarebbe mai successo, Turetta ha iniziato a meditare il peggio. In aula e nel suo memoriale ha raccontato di aver inizialmente pensato di fare del male a se stesso, idea che poi avrebbe considerato ingiusta. Ha infatti affermato: «Mi sembrava ingiusto che io avessi intenzione di suicidarmi e che lei non avrebbe avuto nessuna conseguenza quando, secondo me, per la maggior parte erano le sue scelte ad avermi portato a quella situazione. È veramente difficile da ammettere, ma la verità è che avevo pensato che avrei potuto toglierle la vita, facendole inevitabilmente del male». Nonostante l'ammissione della premeditazione, Turetta non ha chiarito come sia davvero maturata l'idea di uccidere. Nel memoriale, tuttavia, ha aggiunto un dettaglio. «Questa parte è abbastanza difficile da scrivere. Neanch'io ricordo esattamente come vivevo quei momenti e cosa pensassi. Tuttavia, in quei frangenti, ho ipotizzato che potesse essere il momento giusto per rapirla. È difficile ammetterlo, ma è così. Parlo di rapirla perché in quel momento il mio pensiero era: rapirla o non rapirla. Poi sarebbe seguita anche l'aggressione, ma sarebbe stato qualcosa di successivo, a cui avrei dovuto pensare solo nei giorni successivi, e non in quel momento». Secondo quanto dichiarato, il primo pensiero di Turetta sarebbe stato quello di rapire Giulia. Il pubblico ministero, tuttavia, gli ha chiesto: «Una volta catturata, perché non l'ha riportata in macchina, visto che ha detto di volerla rapire?» Turetta ha risposto in modo confuso, affermando: «Non sarei mai riuscito a rimetterla in macchina. Non era più possibile». Ha aggiunto poi che voleva trascorrere con lei il maggior tempo possibile. Ma se era così, perché aveva già pronti in auto i coltelli per aggredirla e i sacchi neri per nascondere il corpo? Quel giorno i due si erano dati appuntamento per andare insieme in un centro commerciale, dove avrebbero acquistato le scarpe che Giulia avrebbe indossato alla sua laurea. Turetta era passato a prenderla in macchina e, durante il pomeriggio, aveva scattato numerose foto alla ragazza con un'insistenza quasi ossessiva. Tuttavia, secondo lui, si trattava di un gesto abituale. «Quel giorno ho scattato diverse foto, sia a noi due che solo a lei. Ma non c'è nulla di strano in questo. Ogni volta che ci vedevamo facevo molte foto in qualunque momento. Mi piaceva farlo, ed era un'abitudine. Credo di avere almeno tra le 15.000 e le 20.000 foto nella galleria del mio cellulare.
Non ricordo bene le foto di quel giorno, ma lei non era infastidita. Dopo gli acquisti, i due avevano cenato in un locale del centro commerciale, chiacchierando a lungo. «Abbiamo parlato anche del ragazzo con cui si sentiva da una settimana», ha raccontato Turetta. Dopo cena, il giovane avrebbe avuto un attimo di esitazione rispetto al suo terribile piano, ma poi, come ha scritto lui stesso, la rabbia ha avuto il sopravvento. Ripresa la macchina, si sono diretti verso casa di Giulia, ed è in quel momento che Turetta ha iniziato l'aggressione. L'omicidio si è consumato in due fasi. La prima è avvenuta in un parcheggio di Vigo Novo, vicino all'abitazione della ragazza. È stato lui stesso a descriverla. Ho preso il coltello dalla macchina e l'ho rincorsa quando è uscita. L'ho raggiunta e credo di averla spinta o strattonata. Lei è caduta e devo averla colpita con il coltello. L'ho strattonata e ha battuto la testa sul pavimento. Poi l'ho rimessa in macchina. Nonostante le gravi ferite, Giulia era ancora viva a quel punto. Turetta ha quindi guidato per una ventina di minuti fino alla zona industriale di Fossò, un altro comune nelle vicinanze, dove Giulia ha tentato nuovamente di fuggire. Nel suo memoriale il giovane scrive: «Le ho dato un colpo al collo. Pensavo fosse un modo meno doloroso e veloce. Lei si difendeva con entrambe le braccia e cercava di spostarsi, così ho iniziato a colpire più velocemente possibile, senza guardare». In aula Turetta ha aggiunto: «Facevo quello che mi veniva in mente». Dopo l'omicidio, ha ripreso l'auto e si è diretto verso Piancavallo, in provincia di Pordenone, dove ha abbandonato il corpo coprendolo con i sacchi neri. Ha dichiarato: «Mi rendevo conto che doveva avere delle ferite e pensare che questo potesse essere visto mi spaventava. Volevo sapere che lei non c'era più, ma senza dover osservare il suo corpo. Sono immagini brutte, non so come spiegare». Nella vita di Turetta c'era posto solo per Giulia. Per lui era una vera e propria fissazione. Nel suo memoriale ha raccontato: «Lei è stata la mia prima e unica ragazza». Riguardo a se stesso, ha scritto: «Ero timido e invidiavo chi riusciva ad avere amici e relazioni». Inoltre ha aggiunto: «Non ho molti ricordi della mia vita e non ho tanto da dire. Mi sono sempre sentito molto sfigato». Quando si è trattato di iscriversi all'università, Turetta ha scelto ingegneria biomedica, la stessa facoltà di Giulia, ma senza un vero interesse. Il ragazzo non sapeva cosa volesse fare da grande. Non aveva ambizioni né particolari passioni. L'unico suo interesse era Giulia. Ha spiegato: «Ci siamo fidanzati il 22 gennaio 2022. È stata lei a provarci. Se non fosse saltata fuori lei, scritto così, con la L maiuscola, non ci sarebbe mai stato nulla». Da quel momento Turetta ha iniziato a sviluppare un attaccamento morboso. Ma Giulia, a differenza di lui, aveva tanti progetti e sogni, e questo infastidiva Turetta. Rimaneva chiuso in camera tutto il giorno, fissando il soffitto in attesa di vederla. Questa situazione ha spinto la ragazza a porre fine alla relazione. Il 22enne, però, non ne voleva sapere. Era sempre più insistente. Desiderava a tutti i costi far parte della vita di Giulia. Non riuscendo a ottenerlo, ha deciso di eliminarla. Per farlo, ha seguito alla lettera gli appunti che aveva annotato sul telefonino. A partire dal 7 novembre, aveva scritto un elenco di cose da fare e da comprare per portare a termine il suo piano omicida. Ha preparato non solo ciò che serviva per uccidere Giulia e nascondere il cadavere, ma anche per fuggire senza essere intercettato. Aveva con sé provviste di cibo, una mappa dell'Italia per evitare di utilizzare il cellulare, aveva fatto il pieno di benzina e prelevato contanti al bancomat. Durante il suo racconto in aula, ha menzionato Giulia solo una volta. A pochi metri da lui c'era Gino Cecchettin, il padre della ragazza. Turetta non ha mai trovato il coraggio di guardarlo in faccia e non gli ha mai chiesto scusa. Il padre di Giulia ha dichiarato: «Sapere cosa ha passato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita è stato il momento più doloroso. Abbiamo capito chi è Filippo Turetta. Ma il ragazzo si è davvero pentito». Oppure le sue parole ambivalenti, i suoi non ricordo e la sua manifesta ingenuità fanno parte di una strategia per evitare l'ergastolo?
Secondo la psicologa Gabriella Marano, consulente della famiglia Cecchettin, è evidente che Turetta stia puntando sulle attenuanti generiche, la condotta virtuosa, il buon comportamento processuale, la confessione e l'essere incensurato, tutto per ottenere una pena più lieve.